Allora, eccoci di nuovo qui, da una parte Renzi, dall'altra Di Maio, da una parte Gianluigi Paragone, Buongiorno. collega, giornalista, ma candidato del Movimento 5 Stelle, dove? Che io lo chiedo a tutti all'inizio. Va al Senato il plurinominale Varese Como Sondrio Lecco, mentre il collegio uninominale Varese Gallarate. Anna Scani naturalmente è rimasta con noi, io sono molto contenta perché finalmente in questa parte entriamo dentro ai programmi dei due rispettivi partiti, sotto mano quello del Movimento 5 Stelle. Venerdì esce di fatto Venerdì a quello del Bologna. Partito Democratico, oggi ci sono alcune linee che sono pubblicate sui giornali. Non voglio chiedere a Paragone chi te l'ha fatto fare, perché se sei Perché ho qui, già risposto ieri a parte che hai a risposto Enrico ieri, ma Ventano. soprattutto evidentemente ci credi, insomma c'è qualcosa che ti ha portato a questa scelta. Però cominciamo da qualcosa di cui discutevamo in pubblicità. Coperture, no? Parlavamo delle coperture quando si va a parlare dei programmi, delle vostre proposte, delle proposte di tutti. Io ce l'ho le coperture, loro non ce l'hanno. E Di Maio ha detto che questo è l'unico programma che ha le coperture, quello del Movimento 5 Beh, Stelle. avete visto che anche nell'imminente libro in uscita di Alan Friedman si parla di un Movimento 5 Stelle con una solidità economica e macroeconomica, quindi c'è una fiducia da parte di una parte degli intervistati, è sempre un campione, però un campione che viene preso come punto di riferimento, per cui c'è affidabilità rispetto alle tesi economiche del Movimento 5 Stelle. E questo mi fa piacere perché va a sovvertire il racconto che è stato fatto in tutto questo tempo, per cui il Movimento 5 Stelle sarebbe un movimento di aria fritta, di incompetenti o quant'altro. Quindi c'è una solidità ed è scritta lì, nero su bianco. Voi le coperture le avete? Avete fatto i conti su Oh, tutto, tutto, chiaramente sì, tutto, no? Perché questa invece è un'accusa che viene rilanciata. lo dicevo poco fa, che noi in questi anni abbiamo fatto le leggi di bilancio, poi i colleghi del Movimento 5 Stelle che sono stati in Parlamento sanno benissimo che ogni emendamento che si presenta ha bisogno della sua copertura, quindi credo che tante cose che sono scritte, che costano oltre 200 miliardi, poi obiettivamente siano del tutto irrealizzabili. Però quello che dice Paragone non è del tutto falso, anzi il problema è che il Movimento 5 Stelle si è sovvertito da solo, la sua presenza è già il simbolo del fatto che il Movimento 5 Stelle è completamente cambiato rispetto al 2013, cioè era un movimento che non voleva nessuno che avesse avuto contaminazioni con altri partiti, nessuno che venisse al Dice mondo della Paragone è televisione, contaminato. guai al mondo a mettere piede in un talk show. Ecco, molte cose sono cambiate, io ho l'impressione in realtà che ci sia un'ambiguità di fondo, per cui se vai dagli investitori della City e dici una cosa, poi devi avere il coraggio di tornare in Italia e dire lo stesso e non il contrario. Insomma, se Di Maio ieri ha detto a Londra che è disposto a governi di larga coalizione, non vedo perché debba dire il contrario tornando a Roma. Oppure se non l'ha detto, è incredibile che, insomma, la traduzione in inglese crei così tanto problemi a uno che si candida a fare il Premier, a quello che si candida ad essere il suo ministro dell'economia. Uno dei due, almeno i fondamentali, dovrebbe conoscerli. C'è però un discorso da fare qui riguardo un po' anche noi giornalisti. Perché quando il Movimento 5 Stelle parla di dialogo, per i giornalisti diventa alleanza. Allora, mettiamoci d'accordo perché le parole sono importanti, avrebbe detto Nanni Moretti. Allora, alleanza è ciò che gli italiani troveranno scritto sulla scheda elettorale perché è un'alleanza che è pianificata, Ma si possono è fare ben anche visibile. dopo. Dopo non fai un'alleanza, dopo puoi fare un qualcosa che trova nel Parlamento la sua centralità, così come è giusto che sia, Costituzione alla mano. Cioè, il Parlamento è centrale, la maggioranza si trova in Parlamento e il Parlamento dà la fiducia ai governi. La proposta del Movimento 5 Stelle è chiara, si arriva con un programma, addirittura Di Maio presenterà la squadra dei ministri, quindi non c'è più la possibilità di fare il mercato delle vacche. Cioè, quella è la presentazione ufficiale di un programma e di una squadra. Ovviamente poi il Parlamento è centrale, quindi il Parlamento darà la fiducia, ma ripeto, senza trattative, ecco perché non è un accordo, il Parlamento darà una fiducia a ciò che è già stato presentato agli italiani e su cui gli italiani si sono già espressi. Questo credo che sia il passaggio fondamentale, non ci sono alleanze. Se Di Maio è andato a ripetere negli ambienti finanziari ciò che sta dicendo dovunque, e cioè che dopo il voto, dopo aver presentato un programma, dopo aver presentato una squadra di governo,
chi avesse voglia di convergere su quel programma è benvenuto, altrimenti oggi io e lei saremmo alleate a no, leggere le indiscrezioni. Il problema è che per anni ci hanno spiegato che questi erano i governi non eletti dal popolo, questa è semplicemente la Costituzione, mi fa piacere che Di Maio l'abbia scoperta, ci ha messo un po', ma diciamo... Allora, Paragone, entriamo nei punti, pensioni per il PD, assegno di 750 euro per chi ha cominciato a lavorare dopo il 95 e ha contributi discontinui che non gli permettono di arrivare alla pensione minima. Capitolo pensioni, Movimento 5 Stelle. Allora, il capitolo pensioni è un capitolo che secondo me parte da un assunto sbagliato. Chi ci ha chiesto di fare questa riforma delle pensioni? La famosa Europa. L'Europa che, lo dico sempre anche con un tono un po' ironico, quell'Europa che consente ancora a un signore ex presidente della Commissione Europea, si chiama Barroso, un signore che andava in giro per l'Europa a predicare l'austerità, un signore che andava in giro a raccontare che gli italiani erano un po' troppo cicale, bene, questo signore è andato in prepensionamento in Europa. Quindi il male, il malcostume che viene additato agli italiani diventa un suo privilegio. Quindi vuol dire che non c'è una materia, una regola sulle pensioni aurea giusta per tutti. Io penso che la riforma Fornero sia una riforma sbagliata, perché è stata scritta esattamente sotto le indicazioni che venivano da quell'Europa lì. Quindi allora, siccome quell'Europa lì dimostra di non essere affidabile, perché la materia pensionistica è una materia delicata perché riguarda la vita reale delle persone, io penso che la Fornero debba essere riscritta. Ora, noi abbiamo fatto una proposta, una pensione, come l'hai detto, una pensione minima, garantita, sicura, che garantisca la dignità delle persone, dei nostri anziani, che tra l'altro sono coloro che stanno salvando una buona parte delle giovani generazioni, perché quando tu hai un'instabilità nel lavoro, tocca al risparmio accumulato dei nostri anziani fare da garanzia, fare da materasso, fare da ammortizzatore. Quante persone purtroppo separate ritornano in casa dai genitori perché magari c'è stata una disavventura, una malattia, un divorzio, una separazione e quindi ci si appoggia agli anziani. Allora, gli anziani sono una risorsa, quindi anche a livello delle pensioni bisogna essere corretti e garantire il minimo che dia dignità. Allora, noi intanto diciamo che la riforma Fornero ha dei difetti evidenti, noi abbiamo fatto 7 salvaguardie per i cosiddetti esodati, per mettere in sicurezza quelle persone di cui evidentemente una riforma fatta anche in fretta, in un momento in cui il famoso spread, di cui oggi si parla molto meno, era sopra i 500 punti, non ha tenuto conto, quindi diciamo che dei difetti ce li ha. In più, nell'ultima parte della legislatura, noi ci siamo inventati uno strumento che oggi mi pare piaccia a diverse forze politiche, che si chiama APE Social, che cioè è quel strumento che permette di andare in pensione prima a coloro che hanno fatto lavori usuranti, perché il grande problema della Fornero è che fa parti uguali tra diseguali, cioè non è uguale fare l'impiegato in comune e magari fare la maestra d'asilo, sono due mestieri diversi e quindi è giusto che anche nell'epoca di lavoro ci si renda conto che non si può lavorare per lo stesso tempo. Noi vogliamo renderla strutturale, fare meglio le indicazioni di quali sono questi lavori usuranti, dare un'attenzione particolare ai cosiddetti lavoratori precoci, cioè quelli che sono andati a lavorare molto presto perché possano andare in pensione anche loro prima, e quindi fare un po' di ordine all'interno di un mondo delle pensioni che evidentemente è stato riformato con troppa fretta e quindi con dei difetti strutturali. Dire che si azzera una riforma significa dover rendere conto non solo dei costi immediati ma anche dei risparmi previsti, perché quella riforma la si fece, fu una riforma economica prima di tutto, io non ero ovviamente in Parlamento anche per ragioni anagrafiche, fu una riforma che si fece per garantire il non default dell'Italia, cioè per garantire che l'Italia si reggesse. Poi eravamo sotto scacco perché forse diciamo Berlusconi aveva tirato un po' troppo la corda. Bisogna dare delle garanzie anche rispetto ai risparmi. Io queste garanzie non le vedo, però se le altre forze politiche sono in grado di metterle in campo, vediamo. Per me la riforma Fornero va cambiata in questo modo. C'è una cosa in più di cui si parla meno, però generazionalmente è molto importante, la pensione di garanzia per i giovani. Siccome diciamo chi fa parte della mia generazione ha fatto spesso lavori intermittenti, c'è già la parola pensione per un giovane, esatto, è qualcosa, quindi che... noi pensiamo di stabilire una pensione minima di garanzia che si aggira attorno ai 750 euro, poi anche qui venerdì chiariremo i dettagli di questo, che riguardi proprio chi generazionalmente per forza di cose ha versato contributi intermittenti e
quindi vede lontanissima la pensione, quando la vede diciamo di importo molto molto ridotto, io credo che le forze politiche, oltre a promettere a chi ha 60 anni che andrà in pensione domani, si debba occupare anche di chi ne ha 30-40 e che magari non solo non ci andrà domani, ma ha paura quando ci andrà di non avere una pensione in grado, insomma, di garantire una vita dignitosa. Perché sento, se no poi passa che l'ape social è qualcosa che viene preso come punto di riferimento, non dal Movimento 5 Stelle, ma credo neanche in generale. Io ho sto vizio giornalistico di fare archivio. Questo è un articolo del 10 dicembre 2017, neanche di molto tempo fa, del Corriere della Sera, pagina economica, apertura dell'economia, il flop dell'ape social e volontaria, in un anno neanche un assegno pagato. Bisogna vedere se lo strumento funziona, bisogna vedere no, come funziona. Stavo passando l'idea che un mese dopo, successo un mese dell'ape dopo, social... No, un mese dopo i dati sono molto diversi. No, dopodiché perché questa quelli è sono, una proiezione. Quelli sono gli assegni pagati. Lo strumento in sé funziona e io credo che su questo paragone lei non possa dire che non è d'accordo nel dire i lavori non sono tutti uguali. C'è chi deve andare in pensione prima, un lavoro usurante. Io a Terni, noi abbiamo le acciaierie, per esempio. Io credo che un lavoratore delle acciaierie non è uguale. No, però se lei critica lo strumento ape social, deve sapere critico che lo cos'è strumento lo strumento dell'anticipo pensionistico. No, ma io non ho riportato un... Io dico che alcune forze politiche oggi dicono che sono d'accordo, la chiamano in un altro modo, il Movimento 5 Stelle probabilmente no. Ripeto, però è evidente che l'idea che i lavori non siano tutti uguali è uno dei difetti fondamentali della Fornero, che invece sono mi appoggio ad una critica asciutta di un giornalista che non è candidato però con nessuno. Loro fanno questa proposta oggettivamente interessante, poi io non lo so se è fattibile oppure no, per chi ha cominciato a lavorare dopo il 95, questo vuol dire i giovani. Esatto. Paragone, voi qual è diciamo così la soluzione o comunque lo strumento che può aiutare una fascia che comunque prevede un grosso numero di disoccupati nel allora paese? Però il problema è andiamo ad agire sui piccoli segmenti o facciamo una politica generale? Il tema dei ragazzi, dei giovani, non è quello di che cosa gli diamo, è abbiamo una politica dell'economia, quindi economia per me vuol dire economia reale vuol dire industrie, stare con le imprese, solo le imprese possono dare posti di lavoro, perché creare, purtroppo, quindi, ragazzi, purtroppo circolo. Io vengo da quel Lombardo-Veneto fatto di capannoni, ne registro una certa crisi, se quel mondo salta, i giovani non possono entrare nelle dinamiche del lavoro. Quindi per me è fondamentale non pensare, poi ovviamente i programmi ci sono perché è giusto che ci sia, non pensare a come tamponare una situazione, ma ai giovani tu devi dire noi usciremo dalla crisi perché investiamo nell'economia reale. Tutto ciò che finora è stato, e anche qui potrei dare tantissimi dati e tantissimi numeri, tutto ciò che è stato destinato all'economia di carta, cioè all'economia finanziaria, stavolta viene spazzato via e tutto si punta sull'economia reale. Quindi imprese, detassazione, quando gli imprenditori sono liberi di lavorare e di fare gli imprenditori, perché non è che per forza devono fare sempre gli eroi, saranno liberissimi di assumere, dare lavoro, non dare occupazione, perché dare lavoro, non lo si dà, il lavoro non si crea con il Jobs Act, dare lavoro significa avere in testa qual è la dinamica, impresa, lavoro e non occupazione. Il lavoro è diritti, contratti, è capitale umano, perché per gli imprenditori il lavoratore è capitale umano, fanno degli investimenti sui lavoratori, sui giovani. Ecco, quello che io dico ai giovani è questo. Il Jobs Act lo buttate a mare? No, non è che si butta a mare ogni cosa. Il Jobs Act ha delle caratteristiche che a me non piacciono. Questo eccesso di flessibilità che ha portato ormai a dare un'interpretazione del lavoro come se fosse occupazione, che non sono sinonimi, lo voglio dire, magari giornalisticamente talvolta sovrapponiamo le parole, ma in Costituzione si parla di lavoro, non si parla dell'occupazione. L'occupazione può essere il massimo della flessibilità, la cosiddetta economia dei lavoretti, la gig economy, è occupazione, saltuaria, un qualcosa, vai, consegni cibo in bicicletta. Ma che c'entra il Jobs Act con questo? Perché io siccome ero in Parlamento, il Jobs Act è una legge fatta... diciamo di due parti, una parte di incentivi
che forse è anche quella che ha dato più risultati, devono Fino ad diventare un certo stabili, punto, lo noi sapete. diciamo, no? Noi diciamo che bisogna tagliare di 4 punti strutturalmente il costo del lavoro, perché abbiamo visto che gli incentivi stabili sono l'unica cosa che effettivamente funziona. E l'altra parte che istituisce un nuovo contratto, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che è quello che poi è stato utilizzato, connesso a questi incentivi, quindi non c'entra niente tutto il resto, e mi pare di capire che non è quello che volete abolire, a meno che, perché io anche qui sono un po' confusa, il lunedì Di Maio dice che vuole reintrodurre l'articolo 18, il martedì no, forse sarebbe bene che anche in questo il Movimento 5 Stelle fosse un po' più chiaro, perché è questo il Jobs Act, tutto il resto non c'entra no, niente. No, il Jobs Act è la flessibilità assoluta. Guardi, no, io ero in Parlamento quando quella legge l'abbiamo scritta, allora, lei si vada a vedere cos'è il Jobs Act, poi c'è la discussione sul lavoro e la possiamo fare quante volte volete, ma questo è il Jobs Act, gli incentivi e il nuovo contratto a tempo indeterminato. Allora, gli incentivi sono un doping che in un momento particolare tu dai... perché stimoli il mercato del lavoro. Conveniamo? Okay. Io credo debbano essere strutturali, infatti, in questo. Oh, ma il problema è che questo non è nel Jobs Act. Il Jobs Act è in un dato momento storico... È nel nostro programma, forse anche nel vostro, io non sì, lo so, ma, forse no. Ma questo è il paradigma economico, imprenditoriale. Per me, e quindi per il Movimento 5 Stelle, le imprese creano lavoro. Non bisogna intervenire e considerare il Jobs Act come... E la legge, come la legge importante, è la legge che fa motore del lavoro. No, il motore del lavoro non è il Jobs Act, non è una legge, non è una normativa. Il motore del lavoro è l'impresa. E purtroppo noi continuiamo a sottovalutare l'impatto dell'impresa nel mondo del lavoro. Ahimè, stiamo rischiando anche di Io mettere l'uno contro l'altro l'imprenditore. Io credo che questo discorso costi un po' col ragionamento che voi fate sul reddito mezzo di cittadinanza, milioni... su tutto il resto, nel senso che forse andare a spiegare al mondo del nord che lei dovrebbe rappresentare che la vostra ricetta sul lavoro non prevede sconti strutturali sul costo del lavoro, ma prevede di spendere 1.500 euro a persona per farla stare a casa... Ma non sta a casa, ma non sta a casa, non sta a casa. È un reddito di cittadinanza rivisto. No, non è che non sta a casa, lo spiego facilmente con una similitudine, con una metafora. Quando uno pianifica una città, pianifica anche un ospedale con un pronto soccorso, ok? Quindi il reddito di cittadinanza è un pronto soccorso. Cioè in un dato momento di difficoltà tu sai che puoi entrare in un pronto soccorso, ma la tua già, vita... Si chiama reddito di inclusione. Voi lo chiamate reddito di, no, di inclusione, già, che è un qualcosa che nasce perché ad un certo punto il Movimento 5 Stelle comincia a parlare di reddito di cittadinanza. Ma non potete mettere allora, sul programma una cosa no, che c'è. Quando però, capite paragone. Che il tema del reddito di cittadinanza è un tema intelligente, siccome sono anni che il Movimento 5 Stelle, non in questa campagna elettorale, che ha parlato di reddito di cittadinanza, quando è stato, come prima forza politica, a parlare del reddito di cittadinanza, tutti gli altri a un certo punto hanno capito, oh ragazzi qua iniziamo a perdere voti, forse andiamo a tamponare, parliamo anche noi di qualcosa di simile. Allora ti inventi una definizione, e da questo punto di vista il centro-sinistra ha dei creativi. Stavamo notevoli. Sperimentando una cosa che si chiama SIA, e da giornalista sicuramente Paragone sa che cos'è, sì, sostegno per l'inclusione attiva, prima che il Movimento 5 Stelle presentasse il progetto compiuto di reddito di cittadinanza, poi è diventato reddito di inclusione. Benissimo. Io il vorrei reddito capire di perché il reddito di inclusione non va bene e il reddito di cittadinanza sì, perché date più soldi per stare a casa, ma la non differenza non stai a casa, è questa. Ma non stai a casa, ma non stai a casa, perché quello che tu dici stare a casa significa formare, cioè dire a chi sta a casa che intanto hai degli slot, cioè tu vieni chiamato e non è che puoi rimanere a vita nel limbo e se del... se dici per un tot di volte no, ma è la stessa cosa che forse hanno fatto loro però, no? È quello non che è, c'è non funziona già, così. E in più c'è una cosa in più sul reddito di inclusione. Nel reddito di cittadinanza... Che fanno i comuni, quindi per esempio la cosa forte del reddito di inclusione che dovrebbe essere in ogni misura di questo tipo è che c'è un comune o un municipio nelle grandi città che conosce la situazione della persona che si rivolge al comune, quindi sa... Che famiglia è? Che situazione è? Che strumenti posso darti per farti reinserire nel mondo del lavoro e nella società? Il reddito di cittadinanza punta a dire non ti preoccupare, stai a casa che guarda questo che è quello lavoro, che lo Stato fa per te. Vedete come state disarticolando Paragone, tutto. Lei fa fatica a spiegarla al nord, capisco, però è così. State ma facciamo fatica a spiegarla tutto, a tutti, perché anche i giovani non vogliono un reddito, vogliono un lavoro. Ma appunto, noi parliamo di lavoro. No, voi parlate di reddito di cittadinanza, lì le parole sul lavoro sono due o tre. Noi parliamo di reddito di cittadinanza, perché
perché quando stai male parli anche di pronto soccorso e lo mandi in pronto soccorso, poi non è che gli dici la tutta tua vita sta dentro il pronto soccorso. Allora fermi un attimo, perché parlo di impresa, peccato che dare 1500 euro a una persona per stare a casa, perché tutto questo poi ha sempre la stessa cornice che è l'Europa, e anche qui vorrei capire che idea di Europa avete, perché poi per tante cose lo sappiamo si deve partire da lì. Tra poco ne parliamo. Allora, Gianluigi Paragone voleva aggiungere una cosa sui comuni. Come sempre accade nelle trasmissioni televisive durante la pausa pubblicitaria, si va avanti nel dibattito. No, quello che dico io è che secondo me il reddito di cittadinanza cos'ha di buono e di innovativo? Il fatto che, a differenza del racconto con cui viene liquidato, cioè viene dato un qualcosa ai giovani. Per stare sul divano. Viene dato un'opportunità, che è quella intanto di crearti degli slot, cioè di crearti delle possibilità di incontro di lavoro, ok? E tu dopo tre è finito. Ma soprattutto ti dà la possibilità di formarti. Quindi corsi di formazione. Sì, di fare un qualcosa che si agganci al lavoro, perché non è parassitario. Ecco perché dicevo l'importanza del pronto soccorso. Non è parassitario, è un momento particolare della tua vita dove approfitti di questo aiuto che ti dà lo Stato per formarti, perché sai che dal mondo delle imprese c'è bisogno di nuove professionalità. E lo Stato mi paga anche i corsi di formazione? Ma lo Stato deve pagare i corsi di formazione, perché lo Stato è centrale. E ti dico una cosa, ecco perché dico che è importante ragionare sulle imprese. Non puoi pensare di fare questo lavoro qui scollegandoti al mondo delle imprese, al Confartigianato per esempio, che tra l'altro lavora benissimo con il mondo della formazione professionale, quella che funziona. Metafora del pronto soccorso. Il problema del reddito di cittadinanza è che in realtà non è un pronto soccorso. Intanto per l'importo, perché gli importi che sono su quel programma sono impressionanti, sono tutt'altro che un incentivo ad uscire da quella situazione. Se mi danno 1600 euro perché ho due figli a carico, io sto a casa, ma non è evidente. Vitalizio. Seconda cosa, perché è come se il pronto soccorso diventasse una casa da 160 metri quadri con i parenti, la nonna e il cane, e ti dicessero ci puoi stare finché ti pare. È chiaro che io sto al pronto soccorso, non ci torno a casa mia, sto molto meglio. Vabbè, ma ci puoi quindi stare è evidente, fino a un numero, ma quello è vitalizio. Non è così. Il problema del reddito di cittadinanza è esattamente questo. Mentre una misura di aiuto a chi resta indietro, intanto per importo è un'altra cosa, non so 1600 euro a chi ha due figli, perché Paragone è un insulto a chi lavora, diciamo, no? E come l'Ape Social, perché lei dice che funziona, poi il Corriere della Sera dice che non funziona. Il reddito di cittadinanza. Io ripeto che non le misure, beh, però questo deve spiegare a Di Maio e forse anche a chi ci guarda, che questa cosa non ce l'ha chiarissima. Non è illimitato, c'ha due problemi. Ha l'importo, che lo fa diventare non il pronto soccorso, ma la villa col giardino. Nel senso, è evidente che rispetto a chi fa un lavoro, oggi dire che tu dai un reddito di cittadinanza per fare le cose che dice Paragone, senza controlli peraltro, perché mentre il reddito di inclusione ha controlli nei comuni, quelli non ce li ha. Seconda cosa, non si capisce qual è davvero il limite. Ora, io penso che il reddito di cittadinanza sia un errore, perché questa è una repubblica fondata sul lavoro. Scusate, io l'ho detto anche prima. Veniamo all'Europa. Voi le misure sul lavoro le riducete a quattro righe. Le misure sul reddito di cittadinanza sono tra le priorità del programma del PD alla voce. È al reddito e non al lavoro. Non è un vitalizio. No, non vorrei che fosse chiaro. Non è un vitalizio. Usciamo dal pronto soccorso. Però attenzione, ci sono tre possibilità che ti vengono date e c'è un processo di formazione che è più importante delle tre possibilità. Se le rifiuti, se dici tre possibilità non arrivano, se non arriva la terza, se c'è un motivo per cui io non sono in grado di accettarle. Siccome l'italiano non è così, una convenzione borghese, l'italiano ha una costruzione. Ma quindi, diciamo benissimo, allora, io ti do tre possibilità, ok? E ti do i corsi di formazione. Per quanto tempo? Aspetta, e ti do i corsi di formazione. Entriamo nel dettaglio. Quanto tempo? Quanto dura il reddito? Ma è impossibile che non ti arrivino, che in un anno e mezzo non ti arrivino. Ma chi lo dice che è impossibile? Su quali basi lo dice? Ma perché il mercato ti chiede già delle. Ah, siamo tornati al mercato. Ma il mercato ti chiede delle professionalità. Ma non è assistenza, è la logica sbagliata. Ma sì, perché non è vero che c'è un tempo vero di durata del reddito di cittadinanza. Non è assistenza. Per loro non lo è.
Avete giustamente una visione opposta, altrimenti quando non sarebbe quando dici lo spiega agli imprenditori del nord, glielo sto spiegando benissimo, perché non no, è assistenza, ma pure ai lavoratori del sud, guardi, okay? A chi no. La mattina si sveglia alle 7 e va a lavorare, allora, non è facile spiegare come deve prendere come si spiegare agli imprenditori del nord del tuo collega. Ascani, alla voce, non è un vitalizio. Alla voce Europa, voi scrivete difesa dell'Unione, sia agli Stati Uniti d'Europa, più politica e meno burocrazia. Noi diciamo e speriamo che alle prossime elezioni europee si concretizzi che ad esempio le liste degli eletti devono essere transnazionali, perché i programmi di quello che si fa in Europa devono essere chiari. Io ho assistito ad una assurdità per cui il gruppo per esempio del Movimento 5 Stelle è passato dal cercare l'alleanza con il gruppo più europeista che ci fosse a Strasburgo a tornare con i populisti spinti che hanno proposto la Brexit. Deve essere chiaro cosa si vuol fare in Europa e quindi noi proponiamo un'Europa politica con la direzione Stati Uniti d'Europa, perché dei tanti problemi che noi abbiamo avuto nel nostro rapporto con l'Europa, il primo è questo, cioè non è chiara l'appartenenza politica, non è chiaro il programma con cui ci si candida a fare i parlamentari europei e quindi a rappresentare non semplicemente una nazione ma anche una linea. Noi crediamo nell'Unione Europea, diversamente da qualcuno che ci crede a giorni alterni, noi crediamo che l'Unione Europea possa essere un di più per il nostro paese e che l'Italia possa giocare un ruolo centrale in Europa. Siamo forse l'unica formazione europeista oggi nel rispettando le regole del gioco, a cominciare dal 3%, abbiamo rispettato per 5 anni, ottenendo una flessibilità che nessuno aveva ottenuto prima. Noi l'abbiamo ottenuta facendo i compiti a casa, ma anche essendo credibili e autorevoli. Non lo eravamo 5 anni fa, ricordiamocelo. Tutto parte da lì, no? Dall'Europa, poi quando noi parliamo di costi, di riforme. Tutto parte dall'Europa, che è bene raccontarla tutta agli italiani. L'Europa intanto è una fonte spesso di spreco, quegli sprechi che vengono raccontati in Italia non vengono raccontati in Europa, tanto per farci capire ancora due parlamenti e mezzo, perché ci sarebbe anche una fonte di spreco che è il segretariato generale. E quel discorso non l'hanno né mai affrontato né mai risolto, ma questo è niente, sono bazzecole. Il problema degli Stati Uniti d'Europa è un tema non convincente, perché se gli Stati Uniti d'Europa provocano uno svantaggio agli altri paesi interni, vuol dire che così uniti non lo sono. Faccio un esempio. Questa Europa tollera un dumping fiscale, cioè una concorrenza sleale fortissima sul fisco. Viene consentito a dei paesi precisi, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Malta, viene consentito di creare un danno fiscale agli altri paesi membri. Uno dice, ma è noto il caso della Apple in Irlanda, no? Dove finalmente si è un po' svegliata l'Unione Europea, ma non ha un grande potere, perché io penso che l'Unione Europea rischierà di perdere la causa. Voi sapete che non è soltanto Apple che ha fatto causa contro l'Unione Europea per dumping fiscale. È stato anche il governo irlandese che si è unito ad Apple per fare causa all'Unione Europea. L'Unione Europea non è mai stata in grado di stabilire una regola vera. Perché? Perché il presidente della Commissione Europea, che si chiama Juncker, è colui che quando era capo del Lussemburgo ha garantito e ha costruito delle regole fiscali per creare un danno agli altri paesi. E noi l'abbiamo fatto presidente della Commissione Questo Europea. Questo succede precisamente perché non ci sono gli Stati Uniti d'Europa. Sì, benissimo. Precisamente però, per questo. Se quando esce però la notizia che il presidente della Commissione Europea, quando ricoprì un incarico di presidenza in Lussemburgo, attirava le multinazionali, anche multinazionali italiane, nel proprio paese, e lo ha fatto quindi generando un danno, e lo metti alla Commissione Europea, capisci che la Commissione Europea non è che abbia tutto questo senso. Io dico che quello che lei dice, Paragone, accade esattamente perché non c'è un ministro delle finanze europeo che parte di quello che noi proponiamo per gli Stati Uniti d'Europa, perché non c'è una politica integrata sul fisco. Per esempio, una delle novità degli ultimi tempi è una politica integrata sulla difesa. Chi dice che vuole chiudere i confini sta mettendo a rischio questa cosa, ma io penso che siano tutte cose che vanno nella direzione che noi diciamo. Cioè gli Stati Uniti d'Europa servono a risolvere quelle storture.
Juncker era il candidato del Partito Popolare Europeo alla Commissione Europea. Ma lo avete sfiduciato? Ma lo avete sfiduciato? Quando è uscito, altro, ma quando è uscito che si chiama Martin Schulz, come è noto, non necessariamente più simpatico a paragone, ma con un altro programma. Io non guardo a simpatia ad antipatia. Il problema è proprio che non ci sono gli Stati Uniti d'Europa. Cioè, il problema è proprio che il funzionamento europeo non ci saranno. Dipende da cosa gli Stati propongono. Ma non lo vogliono, per esempio, ma secondo te oggi, la Germania, Io penso che la Germania e la Francia oggi stiano pensando a un'integrazione migliore, se noi magari ci mettiamo in questo percorso invece di restare gli ultimi della classe, rischiamo anche di poter costruire le regole, non solo di doverle poi subire. Un esempio, poi vorrei andare un attimo al capitolo migranti. No, ma ti faccio un esempio molto, molto semplice. Se tu ponessi una data dal 1 gennaio 2020, l'Unione Europea diventa Stati Uniti d'Europa e quindi hai un debito non si pubblico. Fa così, però vabbè. Consentimi l'esercizio di semplificazione per spiegarlo ai telespettatori. E dici debito pubblico europeo, regole fiscali uguali per tutti. Già ho messo due ed Eurobond. Tu pensi che la Germania ti dica, oh, finalmente, grazie che ce l'avete detto. La Germania si alza e se ne va. Perché oggi non Germania, le conviene più oggi alla Germania, pure in un contesto paura di debole. Ma che succeda quello che è successo con la Brexit, e quindi è una Germania molto più disposta a trattare di integrazione. Se noi invece di minacciare che usciamo dall'euro, ma cominciamo a dire ma vogliamo costruire minacci un'integrazione diversa, non forse facciamo bene anche paragone migranti, dice il PD, abolizione del reato di immigrazione clandestina, controllo dei flussi e stop agli sbarchi attraverso l'azione in Libia. Guarda, il tema, per esempio, della Germania si ricollega a quello dei migranti. Il motivo per cui oggi la Germania accetta ancora una volta le larghe intese e ha paura di alzare un po' troppo la voce in Europa, ed ecco perché è più debole oggi la Germania, è perché la Germania teme un successo di Alternative for Deutschland, che è la forza di destra nel Parlamento tedesco, e che tra l'altro sta aumentando non solo in termini elettorali ma ancora nei sondaggi. Quindi avendo paura di favorire giustamente queste forze di destra e alcune di estrema destra, sono ritornate sullo schema della larga intesa della grande coalizione. Quindi il tema migratorio è un tema su cui ancora una volta l'Europa ci ha lasciato indietro. Ma io se oggi voto Movimento 5 Stelle cosa voto? In tema di migranti. In tema di migranti ci vuole un controllo dell'Europa che sia reale, non quello che è certificato ancora una volta dalle carte. Oggi l'Europa ti dice, va bene, ti diamo un po' di soldi e te la sbrighi da te. Questo è quello che è accaduto. Oggi no, forse oggi, si è perso i giornali esatto, di oggi. Oggi c'è un trafiletto. Noi siamo riusciti a correggere un trattato attraverso un impegno molto serio in Europa e dobbiamo forse dire grazie a questo governo e al ministro Minniti. No, se oggi cambiano le regole. C'è una nuova politica di Frontex che quindi vuol dire che tutto quello che abbiamo benissimo chiesto. Finalmente, quindi, anche il ministro Minniti riesce a realizzare ciò che era nella ragione più comune, quello di dire. Quindi oggi che ci portate un bel applauso a Minniti. Non è che facciamo un applauso a Minniti. No, non è che facciamo un applauso a Minniti. Siccome l'Europa ha paura, questo ormai si sa, ha paura delle forze di destra, populiste, ha paura dall'altra parte del Movimento 5 Stelle, finalmente capisce l'inganno originario. Si rompe lo schema Frontex, quello schema che tutti avevano difeso. Ah, ma meno male che c'è Frontex, altrimenti sarebbe un casino allucinante. Bene, torna finalmente la regola del porto sicuro più vicino e cade l'obbligo assunto dall'Italia di accogliere tutti i migranti intercettati in mare. Questa è la regola di oggi, cioè quella che viene sovvertita, ok? Per fortuna cade la regola di accettare e accogliere tutti i migranti. Non è una fortuna. Guarda caso, era quella parte che ha consentito a Renzi di prendere una parte in più, quindi la flessibilità, di soldi dall'Europa, di andare in extra budget per gestire le questioni di bilancio, che dicevano siccome dobbiamo accoglierli tutti noi, allora ci date la possibilità di sforare. Poi, voi cosa proponete però? Noi proponiamo che, diciamo, che questo tema da solo non ce la fai, perché è vero, i flussi migratori sono ingenti, allora l'Europa faccia l'Europa,
Ma non che l'Europa ti lascia da sola, perché oggi ti lascia da sola l'Europa. Quello che abbiamo già fatto, non è la prima volta, devo dire. No, no, ma non... non è facile che... fare i programmi su quello che gli altri hanno dovuto costruire. No, ma no, non è che l'avete fatto. Come è facile dire che erano taxi del mare predicato. E oggi dire che avete non l'abbiamo predicato. Guardi, quello non è un articolo che ho scritto io. No, ma esattamente... Oggi, dopo anni di fatica in Europa, c'è un governo che finalmente ottiene quello che voi dite voi non era possibile. Avete avuto i soldi, Ascali, oggi avete c'è avuto un governo che ottiene quello che voi avete detto, no, tant'è vero che sul programma non sapete più cosa scrivere, ma, perché quello che avete scritto è già fatto. Allora, inventatevi un programma nuovo. Ascari, perché voi, noi abbiamo già fatto quello che avete detto di voler fare. Voi avete preso in giro gli italiani, perché avete preso ecco. I soldi per gestire le politiche migratorie, avete fatto portare in Italia molti più migranti di quello che... L'è scritto qua, di quello che servivano, quello che era giusto portare e quello che potevamo come Italia smaltire e gestire. Ne avete fatti arrivare molti di più perché avevate preso molti più soldi. Noi abbiamo rispettato un trattato firmato da Berlusconi e nel frattempo abbiamo cercato di se cambiarlo. Se la vede Berlusconi, oggi se la vede Berlusconi, trattato, non è un problema mio. Oggi quel trattato finalmente viene cambiato grazie alle politiche 30 di questo secondi governo. Li abbiamo toccati. Mettiamo, cioè, quindi mettiamo agli atti che avete fatto arrivare in Italia no, molti più migranti. Abbiamo rispettato le regole e siamo avete preso i soldi su questo. Voi avete preso i soldi per far arrivare in Italia molti più migranti di quelli che oggi, con questa revisione del trattato, si dice che effettivamente sono stati un po' troppi. Ma siccome vi servivano i soldi per i vari bonus, avete usato la leva delle politiche migratorie di cosiddetta accoglienza per far arrivare molti più migranti di quelli consentiti. Noi abbiamo rispettato l'avete le regole scritto. Che c'erano e abbiamo lavorato per cambiare. Voi avete utilizzato i migranti 10 secondi e i flussi migratori per avere paragone, più soldi. Sculture, sì o no? No, io sono, l'ho detto più di una volta, contrario allo Ius Soli, perché l'avete chiamato Ius Soli fino a 30 secondi fa, adesso si chiama Ius Culture. Bene, per fare lo Ius Culture ci vogliono dei soldi per politiche di welfare vere, perché è inutile che le periferie vengano intasate di tutti i migranti che, grazie agli accordi fatti da Renzi in Europa per ottenere più soldi, e li scarichi nelle periferie e diventa terra di nessuno. Per voi no. Oggi che giorno è? Mercoledì, giovedì? Ah, giovedì sono contro, venerdì saranno a favore, ci scommetto, noi siamo a favore e le coperture ci sono nella legge che abbiamo già approvato alla Camera e che purtroppo si è bloccata al Senato. Grazie per questo confronto, finalmente iniziamo a entrare perché mancano 30 giorni nel merito dei programmi. Andrea Pancani, Coffee Break, noi ci vediamo domani, arrivederci.